Presidente, questa settimana mi sono permesso di mandarti una lettera sul tuo sito. Se il risultato è questo, mi prometto che ogni settimana te la mando. Beh, se scaramanticamente porta bene, più che volentieri. Qualsiasi cosa è scritta con l'amore di fondo verso il Varese va bene, quindi l'aspetto anche sta settimana, Te no? lo mando anche questa settimana. Ok. Senti, come hai vissuto questa settimana? Allora, con tanta aspettativa, ero fiducioso come lo sono sempre stato, perché il gruppo c'è sempre stato. Sono state troppe polemiche in queste ultimissime settimane sulla mancanza del gruppo di leader. Non è così. Nel caso appunto del nuovo mister bisognava semplicemente trovare la quadra e imparare le nuove posizioni, i nuovi moduli. Però devo dire che oggi abbiamo fatto veramente una gran partita. Mi auguro sia la partita della svolta, non voglio neanche costruire castelli in aria perché non è giusto, non è il momento, però l'atteggiamento è giusto. Ma io oggi ho parlato con Mario Beretta, l'allenatore del Siena, dice che ha detto che comunque il Varese, lui l'ha visto da tecnico, nei primi 8 squadre più forti lo è. Insomma, fino a settimana scorsa si cominciava a parlare di Serie C, di retrocessione, eccetera. Vuol dire che comunque le fondamenta ce ne sono ancora. Sì, assolutamente. Abbiamo una rosa, un organico importante, e poi quello che fa sempre la differenza in ogni situazione è sempre il gruppo. Se le persone riescono a essere un gruppo, si riesce ad avere quel valore aggiunto dato dalla forza proprio dell'unione, ecco, quindi sono fiducioso. Dai tifosi varesotti, pochi ma buoni, io dico, si stringono proprio intorno a Nicola Laurenza perché lo sento uno di loro, ecco perché mi sono permesso anche di scriverti queste cose, perché proprio identificano la loro identità varesina in te, perciò è questo che si aggrappano, è la prima volta che c'è un presidente di Varese dopo Borghi, insomma. Io li ringrazio tantissimo e non sarei qua se non avessi avuto comunque tutto il loro supporto e il loro sostegno. Quindi li ringrazio e spero di averli per tutto il resto della stagione.